Che idiota sono! Avrei dovuto tenerli d'occhio. Bisogna che vada a trovare Antonio se voglio. Rimediare al guaio che ho combinato. Ma perché l'hai persi? Non ho capito. Secondo me perché si sono separati, tipo lui ha detto non so che seguire e è svenuto. Nikosuko! Ah, polvere da sparo! No! Idiota! Hai già la strada, non c'è bisogno di fare questi salti acrobatici. Io non so camminare! Oh, cazzo, che fatica! Aspetta! Ma io non so camminare. No, basta. Basta! Right. Peggio! No! Canto una canzone le cui parole sono copyright, ti copyrightano sulla canzone e sul copyright. Il copyright non è copyright. Tu cosa? Cosa ne sa? Ne so abbastanza. Perché una volta ho detto. Oppa! Quanto pagare 25 triliardi di dollari? Quello sono bellissimo. Pensavo ci fosse andato con so. Pensa che adesso ho detto oppa su YouTube. Sì. Un'altra volta. E quella volta quando l'ha detto gli rilascio fuori in camera tua. Immagina adesso quanto è. Vero? Che bello. Vedi, facciamo un bip se mai. Ma sì. Prendi il giro. Non posso. Ma perché? Tutti i crediti creati. Non facci copertina. Non so neanche se sono parole giuste. Neanch'io, vabbè. Buongiorno signori. La porta è aperta, vero? Perfetto. Potete aprire anche l'altro, però non si sbaglia. Ah, che bello. Rosa. Salute bello mio, come ti va? Ti sono mancata, eh? Ah, sì, sì, effettivamente sì. Desolato, mia cara, ma non sono qui per divertirmi. Devo parlare con Antonio, è urgente. Andiamo, fitta. Antonio, c'è qui Ezio! Vamo in culo, Ezio! Vamo in culo, arance! Zio, va tutto bene? Che cazzo rompi con gli occhi adesso? Carlo Grimaldi e Barbarigo tramano con un tale chiamato lo spagnolo. Che cazzo me ne frega? Intendono uccidere Doge, restituirlo con uno dei loro uomini. Avranno in mano Venezia con essa la sua intera flotta. E poi il criminale sarei io. Allora mi trai. Okay, sì. Sono al tuo fianco, fratello, assieme a tutti i miei uomini. E donne. E gli uomini. Ma Ezio, devo avvertirti, non sarà facile stavolta. Il palazzo ducale è l'edificio più sorvegliato di tutta Venezia. Ah, no, no. Non dire che sì. Niente è impenetrabile. Come una regina di rosa. È per questo che ci piaci, Ezio. Vieni, dammi un'occhiata, studieremo un piano per entrare nel palazzo più sorvegliato di tutto l'universo. Se alla prima non va, muori. Veloce, fa una transizione bianca. Questa faccenda del Doge è terribile, tuttavia una simile perfidia non mi sorprende più. Ma forse ancora più. Sai quando ero un fanciullo ci avevano insegnato che i nobili erano buoni e giusti? Anch'io ci credevo. Mio padre era solo un ciabattino e mia madre era una fantesca. Ma io studiai da sodo, con costanza, ma la nobiltà mi ha chiuso le porte in faccia. Se non siamo di loro non ti accetteranno mai. Perciò ti chiedo, Ezio, chi sono i veri nobili di Venezia? Uomini che come Carlo Grimaldi e Marco Barbarigo? No, io ti dico che siamo noi, i ladri, i mercenari, le puttane. Vabbè, questi sono uomini nobili. Mentre noi cerchiamo di salvare la città, dobbiamo esaminare il palazzo attentamente da ogni angolatura. Potremmo trovare un'entrata che so che, non, che c'è un campanile dietro il palazzo. Oppure potremmo provare a salire sul muretto della basilica. Hai qualche idea? No. La porta frontale è fuori discussione. Ma sei scemo? Va bene, Saputello, proveremo anche la porta frontale. Saputello. Questa zutti. Significa che sei una merda. Ok, andiamo qua, tranquilli, sciallissimi. Esplode il palazzo con Antonio. Non dargli i gomiti in faccia. Ah, non mi va con la faccia sui gomiti.
queste cose. Dunque, che ne pensi? Non possiamo entrare così, ci impiegheremo troppo a scurare le guardie e loro avrebbero il tempo di ammazzare il Doge. Perfetto. Perfetta. Guarda cosa farò adesso, una cosa bruttissima. Non è successo. Dai, non è vero, 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 porca troia, pitta, con una scala in parte. Tu Antonio ce la fai, io sei un po' vecchiotto per fare queste cose, non fare le idiozie. Ok, sul tavolo sai, Anthony, sei un po' lentino, mi dicono. Ah, sto Antonio, c'erano tutti i teletrasporti automaticamente, no? Ah, oh, fuck, non c'è ancora il teletrasporto. Ma fai il gondoliere, quanto sta andando a caso? Via, arriverà a Costantinopoli proprio. 5 anni. Ma guarda là, accede dappertutto. Che bello! Mi sono contento. E le mura sono impossibili da scalare da questa parte. Dai, adesso non farò nessuna stronzata. Ma ci copierà. Ma no, è impossibile. Chissà se hai copyright. Non lo so. Non penso. Cioè, a chi lo dovremmo pagare? Allo Stato. Non si è buttato quello? No, fermo, 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 fermo. Non si butta, devi scendere giù pian piano. Che coglione. Vai, vai. Tranzolo. Veloce, Antonio, veloce. Corri. Che stupido, sei un ladro e non sai neanche salire sui tetti. Sei uno schifo volato, non ti sei le mani. All'esame di ladro come hai fatto? Infatti, oddio. No. Prima ero a 100 metri, non mi ero rotti i coglioni. Adesso a 46. Ah no, non era a distanza da Antonio, era a distanza da Rosettino. Nada. Oh! Sul pirulino. Mi sa che le fai lo stesso con il peggio. Sì. Ma dove cazzo è Antonio? Boh, era un idiota. Ok. Dove è Antonio? Oh no, muro invisibile di Aria! Nascondiamoci. Antonio non ha dato niente, vero? No, no, tranquillo. Tipo, no, no, tranquillo. Ah! Basilica di San Marco. Andiamo qua. Bene, che fortuna, pare che da questo numero 2 ci possa salire agevolmente sul teatro della basilica. Proviamo. C'è l'impalcatura che ci permette esattamente di... Anche questi barili messi così. Ma cazzo, perché è inutile da tenere. Lasciata unica. Porca puttana. Fa le cose con calma, tranquillo. Guarda, abbiamo 15 ore. Perché io non vieto le problemi. Veloce? Perché? Perché tu fai cose in fretta? Non ho, io ho mirato. Mira bene. Oh, ce l'ha fatta. Fitta. Così giusto. Non so dire se muri. No, beh, siamo morti. Ovviamente adesso, se Antonio non fa idiota. Questi tetti molto pittoreschi. Non voglio essere un mito, voglio essere a 0, 0, 0, 0, 0, la scelta perfetta del mondo. Non esiste. Ezio, guarda, non è lui quello, Grimaldi? Non capite cosa vi sto offrendo, signore. Datemi ascolto, di grazie. O sarà la vostra ultima occasione. Stronzo, ecco, come usate?
Perdonate, chi dovete? Non intendevo vendervi. Sono libero per la vostra sicurezza. Stanzate! Ci resta poco tempo, non c'è bisogno, non c'è modo di passare la cancellata. Allora, aspetta, ah, sì. È impossibile. È impossibile. È impossibile. Bisognerebbe essere un uccello per entrare. Tesoriamoci. Già, un uccello. Ah! Perché muori così? Non soffrire. Idiota! Per l'amor di un dio! Sì, mi dica! Ciao! Oh, ma l'ho preso questo un favore. Sì, sto. No, tu sei qualcosa? No. Ah, solo biscottini piccoli di merda. No. Il database del virus di Avast è stato aggiornato. Ok. Non guardare le cose, uomo. Andai in obliquo a tre cuori. Ho sempre detto. Ottimo. Fosso 20.000 laterali. 100 metri. I laterali, nel senso che ti muovi in due direzioni allo stesso momento? Sì. Sei forse Chuck Norris? No. Certo, li può muoversi in quattro direzioni. Solo quattro? Con la macchina? Pardon? Ok, pensavo ci scoppiasse. Peraltro, giustamente. Sono due persone con le casse con la polvere da sparo un dietro l'altro. Siete scemi. Se uno cade, cade anche l'altro, infatti. Esplodete, è un'esplosione della Madonna. Leonardo, mi serve il tuo aiuto. Come vuoi dire? Come vuoi dire? Funziona, Leonardo, quello per davvero? Non lo so, è solo un prototipo, un'idea, non è ancora finita. Hai visto questo? Non lo so, cioè. L'hai provata? No, è troppo pericoloso, bisognerebbe lanciarsi giù da una torre, dove trovo un matto che faccia una cosa del genere. Ma sei scemo, sei un matto, sei un pazzo, sei. Leonardo, mi sa che hai trovato. Ma sei scemo? Sì. Ma sei completamente deficiente? Ti fidi di una persona come me? Sì. Sei scemo, allora non c'è altro modo. E ti voglio dare con questo sguardo fino a domani. È stato avanti. Chi non risica non rosica. E chi non rosica? Non risica. Perfetto, mi piace. Scusa. Non intendevo offendere. Allora, come funziona? Hai mai osservato un uccello in volo? Ma si tratta di essere leggeri dell'aria, che si tratta di fare una cosa molto bella, è questione di cazzo, equilibrio, bisogna usare il peso del proprio corpo per controllare la vibrazione e tutto, cioè, capisci? Sì, capisco. Buona fortuna. Grazie. Yeah! Porco. Prova la macchina volante. Sinistra. Su. Non troppo su. Non troppo su. Attento. Non è vero, non stai precipitando, non dire stronzatezio. Ce la puoi fare, Ezio! Io non ho mai deciso. Perché? Non è vero! No, Ezio! Ezio! Non salire così tanto che dopo precipiti! Attento a quel coso lì! No! Forse no! Tanto su e giù con pirla, no! Ma sotto il ponte? È una figata. No! Non sono vigliabile. Peccato. Sono un punto esclamativo, dentro un rumbo. Però vai. Non posso credere, ci funziona davvero! Hai volato, Ezio! Hai volato! Ti rendi conto? Hai volato!
Sì, ma non molto lontano. Beh, che ti aspettavo, la macchina è avviata per le distanze. Se vuoi faccio un bel aeroplaning. Ma va bene, senti, lasciami rivedere i progetti. Forse posso fare in modo di allungare la durata del volo, magari di 5, 6, 7 mila anni. E sì, i miei uomini dicono che Carlo ha il veleno. Il tempo stringe. Antonio, questo è Leonardo, inventore di questo stupido macchina. Sì. Ehi, la colpa non è della macchina, è mia. Ho visto i miei progetti, so che è impossibile. Non so proprio come prolungare il volo, perché... Cioè, butto via tutto adesso, perché... prolungare la volo, anche ragione. Ah, che... Idea balzana. Sei un balzano. Lo so. Eureka! Ma certo! Genio! E adesso cosa fa? Il calore sale, serve il fuoco, del fuoco. Dai, calda, devi sollevare la macchina. Tutto ha senso. Leonardo, e che come ci servirebbe un fuoco? Per mangiare la carne cotta, capite? È un miracolo. Non uno, Ezio, una decina, spazio per tutta la città, sufficiente per farti volare da qui fino al palazzo. Bruceremo tutta la città, andiamo in fiamme tutto quanto. Come? Col fuoco, brutto idiota. Ah, capisco, possono farlo i miei uomini. Ma non scordiamoci le guardie. Le guardie? Tranquillo, quelle penserò io. Fa niente, diamo fuoco a tutta la città e fa niente. Dirò ai miei uomini di venirti dietro e di tenere posizioni. Accenderanno i falò appena il sole sparirà dietro San Marco. Che bello, sì. Bello, Antonio. Con i baffetti che porta la storia. Grazie. Chi ben comincia. Cioè, che tutti questi monetire. Basta. Beh, che non li finiscono.